questo diciamo, 1953. Bella 1928. Questo cos'era? Quello è il serbatoio dell'acqua, perché questo è un fanale a carburo che cadeva sulla pietra di carburo e faceva luce. Con la cannuccia. 1922. Non ho mai sentito queste morte. Wanderberg. Sì, questa è una roba tedesca comunque. È l'unica, se vogliamo, straniera che c'è dentro, però è un socio, va bene così. Ma no, va benissimo. Porca miseria. Sono tutte molto messe a disposizione da soci? Quasi tutte, sì. Quindi praticamente loro le parcheggiano qua e c'è la possibilità di vedere. Bello. Marcellino è provvedente. Molto Guzzi. Queste sono proprio le nonne. Questa? Molto Guzzi. E invece queste sono le frera che sono nate qui. Queste qua, tutto questo. Quante? Fino a che anno le hanno prodotte? Prego? Fino a che anno le hanno prodotte? Più o meno nel 1936, qua. Cioè, hanno iniziato nel 1936? No, hanno iniziato nel 1905. Ah, e hanno smesso nel 1936, quindi proprio prima della seconda guerra mondiale. Sono tutte vecchissime. Perché le frera serviva l'esercito nella prima guerra mondiale. E quindi poi nella seconda invece hanno preferito la Bianchi. E la fabbrica chiusa. Ecco, cioè non aveva commesse, perché chi dei civili aveva soldi per comprarsi la moto? Non c'erano. Vabbè. Che tipo di freno? Hai visto? I freni? Era un disco. Infatti dico, sono i antesignani. Cioè, avevano già delle belle idee. Allora. 1922. Devo chiedere a mia mamma se se le ricorda. Che... Queste cose praticamente non le faccio. Sì. Probabilmente sì. Un po' anche. Questa invece è la prima che hanno fatto, 1905. Dieci anni hanno queste qua.
sempre girato nei circuiti d'epoca, anche ultimamente. Ma sono marcianti queste qua? Sì, sì. Solo che deve trovare chi sa andare. Sì. Problema di cilindrico però, eh? Questa è bicilindrica. Sì. Cioè negli anni 20 aveva già fatto la bicilindrica. Ce le studiava proprio lui? Sì, sì, le studiavano, era il suo ingegnere. È un ingegnere lui, sì. Beh, ma quindi c'erano più di 600 dipendenti che lavoravano. Oh, caspita. Era grandissima come fabbrica. E beh, per i tempi sì. Però erano tutte cose manuali. Ieri siamo stati alla fiera di Busto dell'auto moto d'epoca, la nostra scambio. Ce n'erano di moto vecchie, ma proprio distrutte da mettere a posto. Ah, quelli che fanno i mercatini. Sì, sì, ah, sì. Eh beh, ma se guarda quelle tre là che ci sono là, sono distrutte, l'hanno messa a posto. Telaio, motore, e poi quello che è. Quello che rimane. Che ci vuole. Oltre a riuscire a trovarli, magari anche farli fare i pezzi. Anche, sì, sì, sì. Perché trovarli è difficile. Quindi uno magari smonta, deve trovare un artigiano, qualcuno che gli fa il pezzo, sì, sì, per ricostruirlo. Bene. Per esempio, Lorenzo era uno organizzato, ormai aveva il suo giro di amicizie, il tornitore che faceva ancora il tornitore a mano, non quelli elettronici che ci sono adesso, che fanno le cose... Cioè le cose manuali, ecco, sì, sì, per sì. Fare le cose. Invece queste sono quelle successive del Leonardo Frera, che si vede un'altra struttura di moto. Anche le biciclette fa? Le biciclette, perché fanno ancora le biciclette Frera, ci sono. Anche a Padova, c'è grande, dove il figlio era là a fare le moto, poi è stato depositato al marchio. L'hanno rilevato e sono andate avanti ancora a fare le biciclette. E tuttora ci sono. Queste sono del 2005, quando abbiamo inaugurato il museo, perché noi avevamo già contatti con questa ditta, li abbiamo invitati, sono portati queste tre biciclette. Tu che sei esperto di biciclette non le conosci? Queste qui sono... No, non le ho sentite. Sì, sì. A Saronno c'è un concessionario, Però fa bici da città, diciamo, non fa bici da corso, fa anche bici da corso, non lo so. Non penso, non lo so esattamente. No, bici no, queste qui sono quelle che abbiamo trovato classiche. Qui in giro tradatti, che avevano la bicicletta Frera e allora le abbiamo prese. Sì. Perché anche quella, vedere un'altra struttura, c'è già il cambio normale, eccetera, sì, e degli anni 50. Non è di quegli anni. Sì. Bellissime. E fino al 36 era lì, non era pedale. Invece dopo sono a pedale, ma fino lì era mano. In effetti non deve essere facile guidare rispetto a uno che è abituato alle moto moderne. Ah beh, sì. Non deve neanche ricordarsi qua. Infatti tutte le leve, le vettine. Però insomma, hanno copiato da qui, Eh beh. Sono le antenate. Queste sono le bisnonne. Le antenate del motociclismo. Prima c'era uno stile ganzo però. Cos'altro, perché c'è quella di straniera, poi ce n'è un'altra, ci sono le Piaggio che non sono lombarde, ma quasi tutte sono molto lombarde. Ce ne saranno state ancora che non abbiamo trovato, però questa è. Beh, quelle più famose sono le Guzzi e le Melù, diciamo. Perché ci sono ancora,
La Frera non c'è più da tanti anni, nessuno sa che c'è. Tutto qui il tabellone che ne stavo dicendo. In ordine alfabetico, numero 426. La Zunda, che è quella. Mamma mia. Tantissime. E sono tutte degli anni, quasi tutte anteguerra, diciamo. Beh sì, no, dopo no, ce n'è anche... No, più avanti, 50 anche. Sì, no, ma come fondazione, diciamo. Sì, sì. Molte sono sì. antiche. Quando si facevano artigianali. Beh, quasi tutte. Perché voleva fare una moto da corsa, una particolare però, che non aveva le valvole, ma il disco rotante questo. E quindi è l'unico prototipo, poi è morto, non è più andato avanti nel progetto. Il nostro socio le aveva. Tutte e due. Uno e due. Due. Negli anni 50. Era un pilota a Frera, poi è andato alla Sumia. Era di Vorla e siccome poi conosceva il figlio, eccetera, che facevano i circuiti dietro comunque. Poi è morto anche il figlio e mi ha sempre detto, tanto sapeva di morire, mi raccomando, mi ha morto il museo. Adesso mi ha trovato un po' sprovvisto. Le Benelli le conosci, sì. Beh, Benelli pensano, sì. Sì, però dico, è un nome conosciuto, dico, beh, alcuni... Certo. Sì, quelli sono i restauri, noi eravamo concessionari Benelli, quindi erano i restauri che ha fatto anche la sua. E il salino del passeggero sul paraguardo. Sì, avevo il passeggero lì, non ci andava mica tanto. No. Non penso proprio... È un profumo. Caproni. Merdoni. Non questo. Sembra un ciao. Eh? Sembra un ciao. Vero sole del 73. La moto Morini, c'è anche canzone. La moto Morini. Ho comprato una moto Morini. L'ho comprata. Allora, siccome muovo la testa,
che sei venuto qui, no? Sì, sì. Perché le facevano alla Macchi, lo diceva a sé la settimana scorsa, che ce n'era una anche da lavorare, ti ricordi? Parlato delle cose nuove. Questo è quello che fanno in Italia. In Italia, sì. Questo è sempre un guzzino, però veniva su licenza, veniva fatto in Spagna, venduto solo in Spagna, ed è un cinquantino del pedale. Sì, in spagnolo veniva fatto su licenza da guzzi in Spagna, ed è un cinquantino. Questo per in Italia è un 65, cioè cambia la cilindrata, insomma, so che è anche serbatoio, sì, ma non può essere quello. Questo 65 e 50, so che gli spagnoli avevano i pedali, come la Vespa 50 in Francia, di avere i pedali. Ma come mai ci volevano i pedali in Spagna? In Spagna c'è una legge che ci volevano i pedali, e come in Francia la Vespa 50 ha i pedali. Quasi 10 anni dopo pure. Vabbè, quello sì. Museo della motocicletta, si sale al piano di sopra. Allora, Chiodo, cosa ne pensi? È ok? Lo consigliamo? Ok, ok.